Ricorderete in questo lunghissimo anno di pena come alcuni personaggi importanti in case comode, con i conti in banca comunque sicuri, la possibilità di fare film anche durante la, non vorrei chiamarla epidemia, insomma il momento di pestilenza che sostanzialmente ha costretto tutti a stare in casa, felici, sorridenti, forse pagati, forse anche gratuitamente, dicevano io resto in casa, Fiorello e quanti altri, pieni di entusiasmo, felici con i bambini che giravano per casa. Ora si è scoperto che stare in casa era la cosa peggiore possibile. La diffusione del contagio avviene in casa, non all'aria aperta. Non vi hanno detto andate a correre, come ho detto io, come avrebbe detto una persona, no, io resto in casa. Ora vi faccio questo ragionamento, non solo per dire l'errore di questi che hanno fatto i testimonial, come si dice, di una campagna che voleva il Ministero della Sanità e voleva il governo per salvarci, cioè, era in buona fede, era sbagliata ma era in buona fede, era sbagliato tutto quello che hanno fatto ma era in buona fede, loro pure in buona fede, ma comunque felici delle loro comodi case, sui loro divani, sulle loro poltrone, tranquilli, in fondo per loro un anno di sosta non significava poi nessun trauma. E mi è venuto in mente Fiorello, che non mi è neanche antipatico, solo perché era quello che mi ricordo meglio, ma tanti attori importanti, probabilmente anche Fedez e la Ferragni, nelle comodissime case con tutti i bambini intorno. Ora, improvvisamente, da qualche tempo, alcuni amici, in particolare Umberto Carriera, ristoratore di Pesaro, hanno ritenuto che queste misure fossero sbagliate, ed ecco allora che è nato Io Apro. E Io Apro nel senso che apro il mio locale, il mio ristorante. Però la locale è anche brutta, ma vuol dire apro il luogo dove ci si trova, sia pure con tutta la prudenza possibile. Ed è la risposta, io resto in casa. Io apro, io sono con loro dal primo giorno. Sono andato nel primo ristorante che ha voluto tenere aperto Umberto Carriera e vorrei anche con noi tutte le partite IVA vere, non quelle minacciose o quelle che dividono il mondo in chi sta con la partita invece che con il partito, che in questo caso è Rinascimento. Io sono candidato sindaco a Roma e Rinascimento è la parola più giusta, è la cosa più seria che si può fare per una città grande come Parigi, più importante di Parigi, è trattata come se fosse una periferia. Ora, in tutto questo parleremo di come farlo, ma vorrei invitare le partite IVA che rispondono a questa sigla, che è quella delle persone amiche, che è, la trovo, partita IVA, che non è, mi pare sia il popolo delle partite IVA, e vediamo in che modo si identificano. Quindi io apro, i ristoratori, tutti i titolari di palestre, se tu puoi fare ginnastica, nuotare, fare chiuso, come si fa? Sono tutti scemi, un governo di idioti, vi hanno costretto ad ammalarvi, vi hanno obbligato ad ammalarvi, come fai a non fare sport? Come fai a non suonare gli strumenti a fiato, proibiti quelli? Tenere chiusi i teatri e aperto a Montecitorio, dove non siamo vaccinati, perché naturalmente è giusto che sia vaccinato Gratteri, che scrive un libro per i Novax e poi si vaccina, ma i parlamentari sono gli ultimi del mondo, però sono tutti insieme nella stessa aula, come in un teatro. Ora, voglio invitare anche popolo delle partite IVA, ecco, facciamo vedere questa immagine, ho diversi riferimenti, devo farla vedere. Quindi qui abbiamo un altro simboletto che mi pare corrisponda, eccolo qui, e fanno riferimento a Francesco Parise, c'è lo statuto, le linee guida, quindi le partite di IVA sono sempre state in rapporto con me e mi chiedono di stare con loro in modo molto preciso e anche e soprattutto di stare vicino a me nella candidatura a sindaco. Quindi prendiamo le distanze dal personaggetto Filograna, Melograna, questo dicono le partite IVA, quindi le partite IVA vere. E poi ancora, tra le partite IVA, oggi mi ha scritto un'altra persona molto civile, che mi ha parlato a lungo, vediamo a quale riferimento mi pare che corrisponda a Loretta. Vediamo se persona che partita. Buonasera Vittorio Sgarbi,
Maurizio Loritto mi scrive: buonasera Vittorio Sgarbi, sono certo, vorrei conoscere il progetto, i programmi, eccetera, e sono le partite IVA legate a un'altra personalità che si muove per la, come dire, dignità delle persone che lavorano e che sono un partito delle partite IVA, ma no, non per questo puoi chiamare il partito partita IVA, perché non è che la gente è scema. Puoi chiamare un partito Rinascimento, puoi chiamare un partito con degli alti ideali, puoi chiamarlo liberale, socialista, anche comunista, purché corrisponda a delle idee. Partite IVA sono una questione, come dire, di funzione, di carte, quindi va bene identificare una categoria. Comunque, invitati tutti loro, Maurizio Loritto, invitato Franco del Popolo delle Partite IVA, invitati tutti gli amici che sono con noi e tutti i ristoratori, tutti i parrucchieri, tutti quelli che ho trovato in piazza la volta scorsa. Io apro, io dal primo giorno sono rimasto aperto a parlare con chiunque, aperto a difendere chiunque, aperto a dire la verità ogni giorno.